Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Alice e oggi proviamo insieme i nuovi correttori di Clio Makeup. Io ho acquistato una sola tonalità, che è la 03, per un prezzo di 17,50€ e dentro ci sono 7,5 ml di prodotto. Le tonalità sono 14 e io non ho fatto fatica a scegliere il correttore più adatto per me, però trovo che le shades per pelle scura siano ancora troppo poche. Questo è il packaging esterno della scatolina. Questo è il packaging interno, quello che poi trovate una volta che apriamo la scatola. Per maggiori dettagli vi lascio il video di Clio qui sotto nell'info box e direi di andare subito a provare il correttore. L'ho provato per 3-4 giorni, quindi una mia opinione ce l'ho già. Allora, parto applicandolo e sfumandolo con un pennello, invece da questa parte vado con una spugnetta per farvi vedere la differenza. Come vi avevo fatto vedere, l'applicatore è piatto e basta pochissimo prodotto. Vado nella zona più interna dell'occhio, che è quella anche più scura, e fin sotto la mia occhiaia. Poi vado ad applicarlo anche sopra perché ho parecchi rossori in questa zona. Lo stendo con un tipo di pennello abbastanza duro, diciamo, appunto per concealer, correttore. E questa tonalità per me è correttiva, calcolate che in questo momento sono un pochettino più abbronzata, però per l'inverno sarà perfetto. Vicino al sopracciglio invece vado con un pennello più piccolo, per essere più precisa. Allora, non so se notate, ma si vede già molto la differenza. Devo andarlo ancora ad applicare qua sotto perché è una zona dove si formano parecchi rossori anche nella parte finale dell'occhio. Quindi vado a fare una seconda applicazione. Ok, io trovo che abbia coperto perfettamente la zona delle occhiaie, come vedete, è molto luminosa. Il finish di questo correttore mi piace moltissimo perché è opaco ed è come se si fissasse subito, quindi non c'è particolarmente bisogno di utilizzare una cipria, a meno che non abbiate un contorno occhi molto oleoso, diciamo. Vi faccio vedere come copre i vari rossori vicino al naso, quindi basta pochissimo. Questa è la parte senza correttore e questa è la parte con il correttore. Applicazione con la spugnetta. La 03 è una colorazione che va benissimo sia per correggere sia per creare highlighting. Questo correttore è di una copertura secondo me medio, media alta, più media che alta. E si può andare a mettere anche sopra il fondotinta se avete scelto una sola colorazione. Ovviamente se avete scelto anche una colorazione aranciata dovete fare color correcting con l'arancione sulle occhiaie, fondotinta e poi andate a fare highlighting con questo. Ok, adesso vado ad applicare anche il fondotinta. Vado ad applicare ancora un po' di correttore per
correggere le ultime imperfezioni. Come vi faccio vedere, potete applicarlo anche sopra il fondotinta. Questo è un fondo molto leggero, quindi questo correttore mi aiuta sicuramente a coprire meglio le discromie. Ah, un'altra cosa è che si asciuga in frettissima, quindi se dovete sfumarlo, sfumatelo subito, perché poi sennò si fissa e non riuscite a toglierlo facilmente. E questa è come realizzo la mia base in questi giorni, e devo dire che tiene parecchio, soprattutto il correttore, perché poi il fondotinta è molto molto leggero. Quindi cosa ne penso del nuovo correttore di Clio? Penso che la formula sia davvero buona. La coprenza è medio-alta, bisogna sfumarlo subito perché sennò si fissa, e quando si fissa non serve la cipria, non va nelle pieghette e dura diverse ore. Il prezzo secondo me è ottimo, perché ci sono 7,5 ml di prodotto e ci sono correttori che costano molto di più e hanno meno prodotto. Quindi a me sta piacendo tantissimo. Mi piace perché illumina bene la zona e copre perfettamente le occhiaie. Spero che questa mini recensione, chiamiamola così, possa esservi stata utile, possa esservi piaciuta. Se avete già acquistato il correttore, scrivetemelo nei commenti e fatemi sapere che cosa ne pensate. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao!